Bloccata dal Pisa, l'irresistibile ascesa della Juve. Dopo le abbuffate di Ascoli e Torino, i bianconeri sono stati costretti al digiuno di gol. Glielo hanno imposto, insieme al pareggio, i nerazzurri, seccando prima la sorgente di gioco juventino, cioè Platini, irretito da Azzali, e neutralizzando poi le bocche da fuoco avversarie. Nell'ordine Rossi, Penso e Boniek, vigilati i speciali di Longobardo al debutto in Serie A, Garuti e Occhipinti. Insomma, marcature strette, ma brio non è stato da meno con il super biondo Dolanta Kift. Marcature strette, ma non cattive, comunque. Quindi poco lavoro per l'arbitro Longhi ed anche apertura, quindi, di quegli spazi minimi ma indispensabili per far giocare la palla anche con fantasia. E Pisa e Juventus l'hanno giocata. Con un pizzico di determinazione in più i ragazzi di Pace, forse in maniera un po' troppo compassata quelli di Trapattoni, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa la Juve ha cercato infatti di dar più dinamismo alle sue manovre. Le radioline annunciavano i gol di Roma e Udinese e la Juve voleva restare ad ogni costo nel giro del punteggio pieno. I nerazzurri però non si sono distratti, hanno sbarrato usci e finestre, hanno tenuto insomma Rossi e compagni il più lontano possibile da Mannini e quando hanno potuto si sono fatti sotto, tanto da trovarsi per primi fra i piedi la palla gol, con un tiro cross di Gozzoli che Gentile stava per trasformare se Tacconi non faceva il miracolo. Un'osanna quindi per Tacconi, ma uno anche per Mannini, che il risultato nerazzurro l'ha salvato due volte, da Rossi e poi da Boniek. Tre palle gol, ma niente gol. Il Brasile si è fermato la prima giornata, Mannini. Ma è naturale, io l'ho già detto anche in settimana che secondo me le difese si sarebbero chiuse un pochettino, sarebbe volato qualche calcione in più, mi sa che così è stato.